Buongiorno. Sono venuta la mia nonna e dalla mia nipotina, che sicuramente sta facendo un disastro. Facciamo salire lo zio Andrea. Ma ciao! Ciao splendore! Buongiorno! Come? Cos'è successo? Oh signor! Ci ha tenuto ad avvisarmi che abbiamo avuto un problema? Un problema idraulico. Cos'è questa? Saluta un po'. Saluta tutti. Bravissima! Così, guarda che brava! Sì, ok, va bene, hai già salutato. Ancora vuoi salutare? Cos'è che mangi gli cracker? Mi fai vedere gli animali del bosco? Andiamo a vedere. Dove sono gli animali? Uè, ma quanti sono? Te lo devo leggere? Dai, su, era solo per lo scherzo. Leggiamo il libretto dell'allocco. No, è un buffo. E non si chiama allocco, amore. No, è un buffo. È un buffo, va bene. È un buffo. Allora, il buffo, mamma, papà e piccolini. Guarda. E questa qua che cos'è? Sì, dimmi amore. Dimmi. C'è un bruco. È un bruco. C'è un bruco. E questa che cos'è? La coccinella. La coccinella. Nel bosco, guarda, dove vivo nel bosco? Fai nidi sugli alberi. Questa che cos'è? Un occhiatolo. E questa che cos'è? Che cos'è? L'ape! Il topolino? Il pipistrello? Chi è questo? Un vermetto! Un vermetto! Voglio vedere Gufo, mamma, papà e piccoli! Ma questo è un gufone! Non c'è mamma, papà, piccoli! Come non c'è? Piccolino! C'è solo il papà! Uè, mamma! Mancano i piccoli! C'è solo il papà del gufo, dice Martina. Eh sì, perché la mamma è andata a lavorare. Vabbè, i piccoli non ci sono. Sì, sì, ci sono i piccoli. Leggiamo il libretto del gufo. Ok, scusa. Eravamo arrivati dove c'erano lucciole, vermetto e pipistrello. Oh, madonna. Aspetta. Oppa, dai. Allora, comunque questo si chiama allocco, non si chiama gufo. Dobbiamo rientrare adesso. È gufo. Si chiama gufo. Hai ragione, si chiama gufo. Infatti allocco, che nome è? Non è allocco. Allocco non è bello, più bello gufo. Questa quindi è la lucciola. La lucciola. E questo? Un topo. Un topo. E questo? Una lumaca. Una lumaca. Addirittura. E questo è sempre? Torna su, un vermetto. E che ci sono i piccoli del gufo, vero? Sì. E lì c'è il suo bambino, che si è. Canta per il bambino. Guarda che carina, questa che cos'è? Una farfalla. Il cielo. Ok, fai la brava, Vieni qua. Non ti arrabbiare, Tu fai la brava e io faccio il bravo, vero? No. Come no? Allora, questi chi sono? Allora, lui chi è? Il cervo papà. Ma cosa credeva di fare tua zia? Il bimbo. Le avevo detto che la montagna era un posto per te. Ma che bello che è il cervo, Povera Diana. Così? Bambi. Esatto. Molto più semplicemente Bambi. E poi qua c'è l'asino nido, vedi? Quindi bisogna stare attenti perché c'è la volpe. Cosa la volpe è tremenda, pensi che il latte scenda da solo per caso? Vedi? Combattono, ma non si fanno mica del male. No, loro è un po' un gioco forte. Guarda. Questo qua sta facendo i versi. A che ora sei andata a dormire tu? Tardi? 11:30. Alle 11:30. Alle 11:30. Io lo dico che film abbiamo visto. Che film hai visto? Anche i soldati vogliono conquistare il tesoro. Aprite il fuoco! Che film hai visto? Tremenda! Questo che cos'è? È un orecchino. No.
è un piercing. Si chiama piercing. È un gioiello che si mette in certi posti per sembrare. Ti piace? Ti piace? Ma che bei boccoli che hai. Proviamo a vedere. Andiamo avanti un pochino, vediamo. Che belle queste ciabattine. Quella è Trilli? La fatina. Trilli la fatina. Sì. Sì. Posso mettere la testolina qua? No. No, e di qua? Aia, no. Di qua? No, e di qua? Io! E io non posso vedere il film? No. Come no? Ah, dietro di te devo stare, così? Sì. Ok, quindi non posso neanche farti così? No. E così? No. E così? No. E così? No. Oh madonna! Stai qui così, mettilo qui, brava! Aia, le mie ginocchia! Mannaggia la miseria! Che è successo? Che è successo? Oh, aspetta, adesso lo facciamo andare di nuovo. Aspetta che si è interrotto. Uè, devi soffiare il naso, aspetta che ti pulisco il naso. Ciao. Ciao amore. Ciao. Saluta bene. Saluta la zia Onorina. Saluta la zia Onorina. Ciao. Ciao. Mamma che gli deve stare dietro e fa da babysitter a Martina, che è la figlia di mia sorella. Ogni tanto gli fa da babysitter, cioè ogni tanto ha l'appuntamento un po' fisso durante la settimana quando hai i giorni liberi. Ogni tanto le dice a mia sorella: stanotte io vado a dormire dalla nonna. E così deve essere, cioè senza mamma, senza papà, senza la sorellina, perché anche la sorellina più piccola va a dormire dalla nonna. E quindi quando viene qua io vado subito a spupazzarmela un pochino. Stamattina avevo un po' di commissioni da fare, tra andare a pagare bollette, andare a pagare un po' di roba, e passando in piazza ho visto che ci sono tipo i mercatini, quelli regionali, tipo i prodotti tipici sardi, prodotti tipici della Sicilia. Mi piacerebbe prendere un pecorino sardo. Allora partiamo dalla zona Puglia. La Puglia di una volta, Toscana, Alto Adige, Sardegna. Ok, lampascioni? Lampascioni. Buoni lampascioni. Perché stai facendo? Perché guardiamo i video su YouTube. Lo mettiamo su YouTube i nostri video. Pinocchio. Pinocchio. Ma lo posso vedere adesso già? Lo vedrà domani, se vuole. E come faccio per vederlo? Ma andrà su YouTube. Eh sì, come faccio? Allora, cerchi Pepper Chocolate. Fai così. Cerca su YouTube, scriviamo Pepper per, eccolo qua, 84. Sì. Adesso questo è il canale. Schiacciamo iscriviti, così siamo sicuri. E sui video, questi sono i video che facciamo. Domani alle 5:30 si vede il video. Perfetto. Un pochino di lampascioni? No, proprio giusto per me. Perché piacciono solo a me, purtroppo. Io li mangio solo frittelle con le uova. No, io li mangio così. No, troppi. Perfetto, li mangio solo così perché ho origini pugliesi, li conosco bene. Questo è il pecorino di Minervino Mucci. Questo è da molto. È famoso. Wow. Che spettacolo. Di dov'è questo pecorino? Minervino Mucci. Dove c'è Castellamonte sotto? Guarda. Questo. Dove c'è scritto la figlia di una volta. Allora, quindi lampascioni e pecorino presi dalla Puglia. Prendo la Toscana, abbiamo salame. Sto dando un'occhiata per adesso. Anche se prenderai tutto. Schiacciatine. Oh, sì. Olio, vero al pezzo. Pomodoro. Sì, noi prendiamo una bella schiacciata col pomodoro. Posso avere poi una schiacciata al pomodoro, una schiacciatina al pomodoro da portare via? Sì, sì, la porto via, non la devo scaldare. Ecco. Meglio in padella o al forno? Sì, padella col coperchio sopra, non c'è bisogno di accendere il fuoco. Perfetto. Vai. Ciao, grazie. Grazie. Oh, signore. Pane con semi di girasole. Che bella. Vabbè, ma allora ne proviamo uno.
Uno con meno nocciole. Eh sì, dai, uno piccolino con meno nocciole. Altro? Basta così. Grazie. Aspetta, ecco, di moneta ne ho. Grazie. Ma abbiamo pane carasau. Da pronto qui e pronto lì. E questo? Una pagina. Sì. Un canale Pepper Chocolate 84. Se lo cerchi domani alle 17.30 lo trovi. Gorgonzola di pecora. Gorgonzola di pecora? Posso, eh? Infatti gli abbiamo dato la polvere per poterlo fare. No, vabbè, ma non l'avevo mai assaggiato. Se vai sul canale, esatto, la prima sul canale, quella lì. Se schiacci iscriviti, poi viene meglio. Vabbè, iscriviti. Bravissimo. Ah, devi fare l'accesso, va bene. Comunque il canale è quello. E domani alle 17.30 lo trovi. Guarda. Esattamente. Bravo. Grande. Allora, posso avere un pezzo piccolo, però davvero, perché sennò vado a casa con troppe cose di questo gorgonzola di pecora. Sì. Erborinato. Erborinato? Mm. Che vuol dire? Naturale. No, ma questa è una delle cose più buone. Io poi che adoro il gorgonzola, questo è... Quello della Sardegna. 10 volte meglio di qualsiasi DOP che abbiamo noi qua. Di quelli lombardi. Buonissimo. Ok, abbiamo fatto un po' di spese. Qua ne abbiamo prese di cose, formaggi principalmente, una schiacciata e un pane alle mele e alle noci. Qua tutto profumo di Sicilia. Qua direi che ci possiamo venire... a merenda. Questo che cos'è? Provolo arrosto? Questo qua è il caciocavallo. Caciocavallo? Caciocavallo impiccato. E quindi cioè viene scaldato e poi spalmato sulla fetta di pane? Sì, è una meraviglia. Ottima merenda. Sì. Viene fatta una crema, lo caliamo giù. Guarda, senza bicchiere. Sì, dai, mi faccia uno. Sempre in giro dappertutto. Vuoi assaggiare? Grazie. Ok. Oh mamma mia, com'è? Troppo è eccezionale. E vabbè, allora ne faccio uno. Ne faccio uno anche a me, proprio se ci siamo. Ma io vivo da... Ecco, dobbiamo fare. Io salsa tartufata. Bravissimo. È molto buono. Ma è un prodotto tipico di che zona? Avellino. A Tripalta. Fanno la sagra del caciocavallo. Adesso noi stiamo girando tutta Italia. Però non è molto conosciuta. Ok, è importante farla conoscere. 5. Grazie, eh. Questa cosa, c'è una quantità di caciocavallo sopra enorme, più tutta la salsa tartufata. Il pane, incredibile. Aglia, il piercing. La salsa tartufata, adoro. Qualcuno mi dirà, ma tu non eri andato a fare delle commissioni, pagare le bollette, com'è che torni con la spesa? sono cose che capitano, cosa dobbiamo fare? Adesso la porterò a far merenda lì. No, le bomboniere. Sono entrate in studio i cucciolini e hanno devastato la bomboniera. Ma si sono ciucciati anche i confetti, secondo te? E quella del battesimo. Sì, questo è stato sgagnato e ciucciato. Sì, erano sgagnati. E adesso è Semi che vuole sgagnarli. No! Anch'io avrei tanto voluto fare il giro al mercato. Ieri mi ha chiamato mia mamma. Dobbiamo andare a fare la merenda lì. Mi ha chiamato mia mamma ieri sera dicendomi: devi assolutamente venire in centro perché ci sono tutte queste pancarelle. Lei ha detto con prodotti bio, regionali. No, più che bio direi regionali, tipici. Regionali, tipici. Sì. E avrei voluto uscire stamattina, ma ieri... ci ho messo 3 ore a montare il vlog e non sono riuscita a finirlo, quindi a mezzanotte ho lasciato perdere. Ho spento il computer e ho detto vado avanti domani mattina. Poi c'era anche il corriere che doveva arrivare stamattina, sì. Quindi non sono potuta uscire. Ah, non c'era al mercato. Fra l'altro sono riuscita a intercettare un corriere e ho lasciato giù il pacco. Andare a prenderlo. Ok. Perché stavo terzo. Cos'è che hai preso? Allora iniziamo con questo spettacolo. È una schiacciatina toscana con il pomodoro, lampascioni pugliesi. Sono delle cipolline tipo? Sono tipo delle dei bulbi di cipolla. Questo gorgonzola. È gorgonzola di pecora. Wow. Non ti puoi immaginare. E qua? Il pecorino profumo pugliese. Oh, ok. Molto particolare. Questo. Mele e noci. Oh mio Dio. Cos'è questo adesso?
l'altro pezzo della bomboniera. Vi faccio vedere i pacchi che ho ricevuto stamattina. So com'è la luce qua? Va bene, sì. Scusate. Diego dalla Palma, bigliettino. Questo svalto che si chiama Mellow. Questo mi sa che me li avevano mandati entrambi. Non so se mi ricordo bene. Questi qua mi sembra che me li abbiano già mandati. Ah sì? Magari si sono sbagliati. Possibile, magari una nuova. O magari mi sbaglio io, che è molto più probabile. Molto più probabile che ci sia. Esatto, è questo che si chiama Vino. Questo era assolutamente per me, super giusto per me. C'è questa geisha qua, sono carinissime. Ventaglio. E poi questi due lip gloss, che dovrebbero essere, non vedo brillantini, è la cosa che mi piace. Allora, questo si chiama Geisha rossetto liquido, sì, matte. Questo voglio vedere subito com'è. È anche abbastanza simile al mio rossetto, quello che ho su adesso. Oh, bellissimo, bellissimo. Vediamo com'è sulle labbra. È simile, quindi dovrebbe starci bene. Wow. Bello. Questo è l'altro. Molto più scuro. Oh, mi piace. Io amo i rossetti e i lip gloss opachi. Guardate che belli. Urban Decay, biglietto a un'orina. Oh, è la nuovissima palette Spectrum. Wow, devi solo slegarlo. Non è difficile, ragazza, ce la puoi fare, tesoro. Boh. Dalle foto che ho visto su internet dovrebbe essere super colorata. Questo è il cartoncino. Ci sono 21 ombretti. Alcuni opachi, altri belli accesi. Cosa vuoi tu? Packaging come sempre è stupendo. Wow. Questi sono i colori. E c'è anche questo pennello all'interno. Via la plastichina. Voglio vedere com'è questo. Questo. 100. Oh mio Dio, sono bellissimi. I loro ombretti sono la fine del mondo. Guardate che belli. Video haul, già che ci sono, faccio vedere anche le ultime cose che ho preso. Da Telly Welly ho preso. Ok, questo maglioncino. Sì? Sì? Pacco. Un altro pacco. Un altro pacco. È leggero. È leggero, te l'ho preso. Maybelline. Vediamo. Nuovi fondotinta. Fit Me Maybelline. Oh, diverse tonalità. Ritorniamo al nostro video haul. Stavo dicendo che ho preso questi maglioncini da Telly Welly. È lo stesso che ho su, nero. Ce ne sono dei diversi colori e sono molto carini, secondo me, perché il colore non è troppo alto e anche il tessuto non è male. Cosa ho preso da Zara? Questo maglione è bellissimo, perché è di quelli belli grandi, guardate quanto è largo, ed è anche bello lungo, quindi con pantaloni di pelle, leggings, ma anche i jeans sta molto bene. Mi piaceva tantissimo, a parte il tessuto, che è morbido, costava pochissimo. E mi piaceva tantissimo il collo, che è un po' aperto. Le maniche anche sono molto belle, belle larghe. Questo c'era anche il grigio scuro, molto bello. E ancora più bello secondo me il color, quello camel, è un beige. Ho preso anche questo maglioncino che mi sembrava bellissimo, però non l'ho provato perché non avevo voglia di fare la coda per i camerini. E mi sembrava bello per questi dettagli che ha sulle spalle. Che un dettaglio che a me piace molto, però quando sono tornata a casa e l'ho provato, sembro una signora, non lo so perché, non mi piace su. Mi piaceva un po' per, a parte per il dettaglio sulle spalle, mi piaceva anche per il tessuto, perché è bello pesante, è anche bello corto, però dovrò riportarlo. Ho preso anche questi pantaloni neri che cercavo da un po' di tempo, perché li volevo su
super stretti, super attillati. Quello perché qua è tutto sfilacciato, sfilettato. Poi ovviamente ho preso anche... Oh mio Dio. Perché ci sono dei calzini? Dei schifosissimi fantasmini. La mia fissazione per il Joker continua. Sono questi tre. Costano poco, perché è 12,95 e ce ne sono tre. Non è solo uno, quindi va benissimo come prezzo. Sono belli perché sono tipo in pizzo, quindi rimangono belli, trasparenti. Anche questo è carinissimo, tipo a rete. E questo anche secondo me è meraviglioso, con tutte queste pietruzze. Ah no, ho preso anche questo da Zara, che fa parte della collezione. Loro hanno fatto la collezione Mickey Mouse, tipo hanno fatto anche dei jeans bellissimi, di quelli stile mamma. Questa camicetta magliettina, sempre della collezione Mickey Mouse, ed è bellissima secondo me, perché è tutta trasparente, con... sembrano quelle calze, no? Con i pois. È stupendo il collo, secondo me, che si chiude dietro. Si chiude così. E sono stupende anche le maniche a campana. Guardate che belle che sono. Vediamo se riesco a farvi vedere bene. Ok, anche in vita si stringe. E tutta questa parte arricciata. Questa secondo me è meravigliosa. Se non l'ho ancora provato, perché appunto non ce l'ho voglia quel giorno di provare. Sono passata anche da Calzedonia. È una rovina Calzedonia in questo periodo. Autunno e inverno è uno di quei negozi che vorrei sfaliggiare. Tra calze, calzini, pantacolant, leggings, calze pesanti, calze leggere, hanno di tutto e di più. Ho preso solo queste tre, ma voglio assolutamente passare a prendere altre cose. Anche le parigine sono bellissime. Dopo sul sito vi faccio vedere. Questi calzini che sono... un po' come quella camicetta che vi ho fatto vedere, trasparenti con i pois, però ci sono anche i brillantini. E la cosa... io lo so che tu pensi che io sia una pazza, ma volevo farvele vedere queste cose. Super splendore. No? Mettila con le palle. Ecco, il minigonna di pelle, tutta figa. In realtà, secondo me, non è niente... cioè, come non è niente? No, perché è enorme, mi sta... so perché, ma perché tu sei deve piccola. Stare stretta così da nazione, di sua è bella perché ha tutte le cerniere, similpelle, ma facciamo stringere qua le pants, quindi si può, si può. Dici? Sì, io l'ho fatto così, ho risolto facendo così, vedendo il maglioncino dentro. Io devo passare da Calzedonia, lo sai? Ah sì? Sì, ok. Sto partendo. Attenzione. Allora, queste no, sono bellissime queste, ve lo giuro, queste sono meravigliose. Sì, a me piacciono tantissimo. Hai visto questo dettaglio su? Mm-hmm. Guardate che belline su. E dietro c'è il fiocchetto, quindi quando le metti insieme alle scarpe da ginnastica, come ho fatto io questi giorni, stanno molto bene, perché c'è questo dettaglio del fiocchetto dietro che è meraviglioso. Quando le metti anche con gli stivaletti, poi con i sandali, è bellissima questa parte che esce col fiocchetto dietro. Avevo visto su Instagram, non ce l'ho qua il cellulare, c'era questa foto che te la porti, amore? Credo abbia fatto il giro del mondo, perché era stupenda, grazie. Superstar Adidas e il fiocchetto dietro. Appena ho visto quella foto solo di Instagram, ho detto ad Andrea, no, la voglio assolutamente anch'io una foto del genere, perché era troppo bella, me ne sono letteralmente innamorata sia della foto che di quel look, e quindi lo volevo riprodurre. Questo è piccolino come il fiocchetto, però comunque ha un bellissimo effetto. E le ho prese anche così, sono stupende. Sì, più semplici, grazie. È molto più bella questa calza, questo calzino, perché il fiocchetto è bello grande rispetto a questo che è piccolino, però non li ho questi calzini, quindi ho cercato di riprodurre con quello che avevo. Queste sono anche bellissime, sono trasparenti e dietro hanno questa linea e il fiocchetto che rimane un po' più grande. Poi ho preso anche dei calzini, di questi ne vorrei prendere tantissimi perché ce li hanno di tutti i colori, sono semplicissimi per stare a casa o per uscire quando sei vestita casual, insomma sta bene secondo me il rosso con i jeans. E basta? No, non basta. Sì, anzi sì, era tutto qua. Sì, poco, non va bene questa cosa, come mai così poco? Devo rifarmi.
Prometto che mi rifarò. Perché ridi tu? È troppo poco. Guarda qui. Cos'è che stai facendo tu? Mi sto prendendo cura del piercing. Sto prendendo cura del piercing. Aia! Ma il mio culo non è così morbido come il tuo, è tutto muscoli, amore. Riprendo possesso io della telecamera, ormai ci ho preso gusto. Non te la mollo più, la tengo io. Un topo a pelo lungo. Oddio, ma c'è anche un topo a pelo corto. Oddio, ma c'è anche un topo nero. A pelo corto anche lei, che carina. Piano, piano, Maggie. Dov'è quell'altro? Dov'è il biondo? Biondo? Eccolo, sono proprio tutti qui. Siamo tutti qui. Oh, signore, dai, lasciatelo stare, Sammy, dai. Il pranzo di oggi, sì, farà un po' ridere, perché in realtà prenderò tutto quello che ho comprato, tutto quello che c'era già in frigorifero, lo sbattiamo sul tavolo e così alla brutta cominciamo a strafogarci. Pranzato time, yummy yummy in my tummy with my nini. Guarda lo difetto. Eccolo. Ho rovinato tutto. Che? Il lucidalabbra? Sì. Vabbè. E quello nuovo. Ti piace? Sì. È opaco. È bello perché non è lucido, infatti ti stavo proprio per dire quello. Sembra un rossetto opaco. Ho scelto questo Joker oggi. Ti piace? Fai vedere. Hai messo il collare? Ti piace? Molto. È in rete. Bello. Sexy. Sono quelli che ho preso l'altro giorno. Molto sexy. Non ci sta tanto bene col maglione. È la cuffietta, ma... È quello che hai preso da Zara? Fa un freddo bestiale. Fuori quello che ho preso da Zara. Invece c'è una giornata super grigia. Vediamo un po' dal finestrino. È un freddo pazzesco. Siamo entrati al bar. È quello che mi ha chiamato lui. Orsacchiotta. Orsacchiotto. Un orsacchiotto. Sai anche per uscire un brufolo. Era un'eternità che non mi veniva fuori un brufolo. A me l'altro giorno mesi, qua. Mesi. È saltato fuori, ha fatto finta di venire fuori. E in realtà poi è tornato indietro, ma è rimasto il segno. E lo sei toccato? Sì, un po' sì, l'ho toccato. È una settimana che ce l'avevo, allora ho detto su, fai qualcosa, o vieni fuori o te ne torni su, via. Fai qualcosa. Da dove sei arrivato, insomma. In realtà credo anche di sapere perché mi è venuto fuori, perché appunto era un'eternità. Anche prima del ciclo erano mesi che non mi veniva fuori neanche un brufolo. La settimana scorsa stiamo facendo la doccia e siccome ho la pelle secca d'inverno, stando fuori col freddo, si secca ancora di più, proprio viene via. Screpolata. Una cosa terribile. Ti squami come una serpe. Screpolata, una cosa schifosa. È come le iguane, cambi pelle. È bruttissimo perché con il trucco lo vedi ancora di più, si mischia col fondotinta, con la polvere. E volevo farmi lo scrub, volevo farmi l'esfoliante, no? Per togliere tutte quelle pellicine. Soltanto che dentro la doccia avevo soltanto quello per il corpo, che non va bene per il viso perché... È troppo aggressivo. No, è... molto untuoso, molto grasso, occlude, no? I pori. Sì, occlude i pori, che per il corpo non è un problema perché idrata, però per il viso è troppo untuoso, troppo grasso. Quindi secondo me l'unica spiegazione che mi sono data è quella, che sia stato quello scrub per il corpo. Tutto questo perché non avevo voglia di prendere, uscire dalla doccia e andare a prendere lo scrub per il viso. Ma tu di solito per il viso mica fai quella maschera miele, zucchero di canna? Facendo. Devo farla, quella è ottima, dovrei assolutamente farla. Oggi è venerdì. Sì. C'è il giovane papa. Oh. Ci sono le ultime due puntate stasera. Super. Poi finisce. No. Sono 10, erano 10 puntate in tutto. E oggi ci sono le ultime due. Sì, ho capito, ma dove finisce? Non ha fatto vedere niente? Cioè, non so. Nel senso, non so. Sembra un l'ultima storia in che... Africa era. Quella era bella. Succedevano un bel po' di cose. Sì, ha fatto ammazzare la vecchia, ha fatto di tutto. Abbiamo ripreso a guardare Breaking Bad. Ho letto tutti tra i commenti, tutte le serie che ci avete consigliato. E Breaking Bad è bellissimo. Sì. E sono tante stagioni. Quindi quello esatto, dura un bel po', non finisce hai subito. Proprio, ci possiamo consolare con fino all'uscita di una mamma per amica, no? Sì. Che non vediamo l'ora. Per una settimana oggi. Vedi? Il 25 novembre, io non vedo l'ora. Nel frattempo e non è vero, perché anche lui, quando all'inizio
all'inizio era quasi sì. che stavamo insieme, vivevamo già insieme. E lui le guardava insieme in tutte le puntate. Sì, è vero, ma è... Vabbè, nel senso, non è prettamente una serie maschile, diciamo, non è proprio no, però così è di... virile come serie. Ma non deve essere virile. È simpatica, una serie. È da donna, però, dai. Deve essere virile una serie. Beh, insomma. L'ego maschile. Esatto, però devo dire sì, è carina, mi piace. Bellissima. Ti allora. Appassiona. Finisce Giovanni e Papa, ma ogni venerdì c'è una mamma per amica. Ecco. Io felice! C'è Breaking Bad di mezzo. E in più c'è Breaking Bad di mezzo. Sì, che noi guardiamo a rate. Verso Bologna dobbiamo andare. Sì. Sì, ok. Noi guardiamo a rate perché ci addormentiamo, quindi fortunatamente durano un'eternità. Con Netflix riusciamo a riprendere dallo stesso punto e cose così, ma sì, con noi un po' disastro. Ma gli hai fatto vedere anche i piercing che ho preso io? No. Come no? Anche i miei. Neanche i tuoi? Sono dovuta preparare, non tanto tempo. Porca miseria, abbiamo comprato stamattina, abbiamo fatto un ordine 18 piercing, gli unici due in oro di 14 carati erano miei. No, anche io l'ho preso uno in oro per l'ombelico. Ah sì? Che lo volevo da tanto tempo. Ah, allora solo... Però allora, il mio costava pochissimo. Non so perché. Secondo me il tuo era placcato d'oro. Dici? Bastardo. Io l'ho preso invece d'oro proprio, ho preso un anellino... quelli sottili, fini. Uh-huh. Anche uno nero hai preso. Sì, un po' di sfere diverse da cambiare, una d'oro vero, proprio di oro massiccio, e l'altra di titanio. Poi l'ho preso nero opaco, i corni, ho preso tutti i corni, le punte. I corni sono bellissimi. Solo che comunque la mia ricerca non ha portato a niente. Piacerebbe tanto prenderne un po', pendenti, non pendenti, anche quelli strani, no? Tipo cerniere. Sì. Sai che cosa ho visto nelle mie ricerche? Ho visto una cosa allucinante, una nuova moda. Praticamente parti, ti fai un buco nella guancia, un buco, un piercing. Poi pian piano col dilatatore lo fai diventare così. Metti una cosa che tiene allargato il buco e si vedono i denti. Noi non possiamo fare viaggi lunghi in macchina, no. Cioè che poi lunghi, voglio dire, un'oretta. Un'oretta. Stiamo andando. Noi abbiamo anche detto, abbiamo dove stiamo andando. Dove stiamo andando? Stiamo andando, ma qua mi sarete ancora di più. Qui siamo pazzi, se non è bastata la cosa di adesso. Stiamo andando a prendere o a vedere, dipende. Dipende se troviamo quello dipende giusto. Se troviamo quello giusto. Sì. Il quinto cucciolo. Niente esatto. Poco di meno che il quinto cucciolo. Sì signore, avete sentito bene, sì. Quinto chihuahua. Quinto chihuahua. Dove abbiamo preso Mankey e Ozzy. Ci mettiamo. Sì, ci mettiamo un'oretta. Sì. Allora, devo appoggiarla perché ok. Avevamo visto quando abbiamo preso Mankey e Ozzy. Avevamo visto quando abbiamo preso Mankey e Ozzy. C'era anche questa cucciolata. È un allevamento, loro ne hanno tanti, no? E c'era questa cucciola bianca a pelo lungo che era la fine del mondo, però non era ancora pronta. Quindi eravamo rimasti di tornare a novembre a vedere un po' più cresciuta, perché quando è così piccola non, insomma, sono troppo piccoli. Sì, insomma, bisogna vedere se... Devi vedere un po' quando è più grandicella, almeno dai 2-3 mesi, capisci un po' meglio. Aveva un mese quando l'abbiamo vista, sì, noi? Un mese. Sì. Ma era una robina così, bianca a pelo lungo.
non ho idea di cosa farà Sammy, perché non ci ha ancora perdonato quei due. Quindi un terzo, però dai, mette la croce su me, Andrea. L'importante è non portargli un altro maschio, perché l'importante è quello, secondo me. Perché lui con Ozzy ce l'ha qua. Sì, ce l'ha qua. Odia molto di più Ozzy di Mickey, quindi sì. forse per il fatto che è una femminuccia. Va bene. E poi soprattutto gliene abbiamo già dati due nuovi di cuccioli, quindi il terzo cucciolo nuovo passerebbe inosservato, secondo me. Non so come fare a dire. Chiedo, devo andare in bagno. Ma il momento è una casa. Ma scusi, posso fare su bagno? My best friend? Il chihuahua. Il chihuahua. Fantastica, anch'io la voglio questa tarchetta. Allora, i nostri. I nostri stanno benissimo. Stanno bene. Stanno benissimo. Ciao, tutto bene? Bene. Grazie. Ciao. Oh, bello, ma non c'era l'altra volta, lui c'era? Vero? No, non l'abbiamo visto. Non c'era, è amore. Che muscolo. Ciao amore, vuoi baciare? Anche là. Ciao. Vieni. Bellissimo. Ma quanto sei muscoloso. Eh? Sì, sì. Quanto sei muscoloso. Come sono ciao, bellissimo. Io non lo sì, eh? Saltano. Lei poi quando rincorre un chihuahua salta proprio a quattro zampe, fa sì. I voli così. Ciao. Amore, sei bellissimo. Sei bellissimo. Permesso. Ma buonasera. Ma buonasera. Ciao. Ciao. No, sono stati bravi. Adesso poi si sono inseriti anche dagli altri due che hanno accettato gli altri due. Ciao! E tutti voi! Ma ciao! Ma ciao! Polpettone! Polpettone, ciao amore! E quanto tempo ha lui? Hanno 2 mesi e mezzo. Amore. Vedi? Oh, vedi che ha la zampina sì. Rosata? Sì, amore. Lui è... Ce l'ha fatta alla fine. Sì, adesso lui mangia. Posso tenerlo? Sì, sì. Cara, c'è un po' buio. No, 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 si vede, sì. Caro. Amore, come si... È leggerissimo. Sì, è per me. Poi è super peloso. Sì, ma molto peloso, sì. È stupendo. Anche se ha, non è figlio di due peli lunghi, eh? Ah, no? No, 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 è figlio di un pelo corto e di un pelo lungo. Sì. Ma il papà è pelo lungo. È pelo lungo il papà. Povera piccolo. Amore, che fifone. Amore, bellissimo. Amore. Aspetta, questa amore, qui. Piccolino. Ti facciamo vedere nel video. Minuto. Aspetta, che aspetta. Vedete qui. È una femminuccia, guardate, ci sta arrivando tranquillamente. È una femminuccia di un mesetto. Carra lei. Che faccino. E lui è un maschietto, ma non mi ricordo più quanto tempo ha. E lui ha un paio di mesi, ha detto, mi sembra. Amore, sì. Bellissimo, guarda. Bellissimo. Ma sei bianchissimo. È bianchissimo, sì, bianchissimo. Sembra un topolino così. E qua c'è il punto che stai impazzendo. Ciao. Anche lei. Sì, sì, tu sei dolcissima, sei dolcissima. Vuole le coccole. Devi essere delicata. Devi essere delicata. Sei delicata. Oh mio Dio. Ha la lingua fuori. Ogni tanto se la dimentica. Fatti vedere quanto sei bella. Ma sei bellissimo. Fatti vedere. Con la lingua fuori. Oh, ore 6. Abbiamo fatto tardissimo. Non riuscivamo a staccarci da tutti quei cucciolini bellissimi. Una brutta notizia. Sì, ci ha detto una cosa abbastanza brutta. La cucciolina bianca. Vuoi spiegarlo tu? Praticamente la cucciolina bianca che avevamo opzionato, tra virgolette, che gli avevamo detto che quasi sicuramente avremmo preso noi. Dopo la seconda vaccinazione è stata male ed è morta. Non ce l'ha fatta. L'hanno ricoverata sia lui sia lei. Il fratellino bianco a pelo lungo, ma il fratellino ce l'ha fatta. Era quello che avevamo in braccio noi, che aveva, hai visto la zampina, sì, amore? La zampina rasata, perché sì. Gli avevano messo la cocanula, sì, gli avevano messo la flebo in vena per salvarlo. Esatto, e lui ce l'ha fatta. Invece la cucciolina sorella, che avevamo visto noi, la piccoletta, amore, no, bella, non ce l'ha fatta. Ce la siamo sentita di... Subito lì per subito lì prenderne lì un altro. Di prendere un altro, di decidere su un altro. Però
dobbiamo pensare, questi giorni penseremo bene, prenderemo una decisione, decideremo cosa fare. I cucciolini che c'erano erano stupendi, sia quelli a pelo lungo che a pelo corto. A noi sarebbe appunto piaciuto una femmina, per il discorso di, secondo sì, me per Sammy, per Sammy, meglio che sia femmina, Ozzy anche, per Ozzy anche, e a pelo sì, lungo bianca. A, me, a noi sarebbe o bianca, bianca altro lungo, insomma, a pelo lungo. Ma no, a pelo lungo femmina. Esatto. Femmina a pelo lungo, questa era la cosa più. Perché però, dicono che a pelo lungo femmina siano super 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 tranquille, esatto, anche oltre che per semina. Sul maschietto bianco, invece, il fratellino che è stato salvato sì, al volo, così, dovremmo prendere una decisione, nel senso in fretta. Sì, allora ci inizia a fare male. La signora di questo allevamento è carinissima, anche l'altra volta è stata super, super, mi bruciano tantissimo gli occhi, non so perché. Super gentile, ci ha dato un sacco di consigli per inserire Mickey Ozzy, è dolcissima. Ero su Instagram prima e leggevo i commenti del video che abbiamo postato, dell'Instagram story che abbiamo postato, no? Che stavamo andando a prendere i cuccioli. Non so perché, però per alcune persone sembra che sia un grosso problema il fatto di partire e noi partire per un viaggio e lasciare i nostri cuccioli ai nostri genitori, che è la cosa più irreale che ci sia, perché in realtà i nostri genitori, sia i miei genitori che i genitori di Andrea, letteralmente non vedono l'ora, sembra quasi brutto questa cosa, però non vedono l'ora che noi partiamo per tenerseli, per coccolarli, cuccioli, sì, per tenere i cuccioli, ma anche qualche sera, anche semplicemente un weekend, due giorni, sempre, sia i miei genitori che i genitori di Andrea non vedono letteralmente l'ora, non è un problema, cuccioli, non gli pesa. E i cuccioli quando vanno a casa dei nonni? Sono iperviziati, sì, sono iperviziati, stanno benissimo, noi siamo tranquilli, loro stanno benissimo perché sono viziati, perché li conoscono, perché li vedono spesso e i nostri genitori anche sono molto felici. Non riesco a capire come possa essere un problema avere i nostri cagnolini, avere dei cani, avere dei cuccioli che sono degli esseri meravigliosi, come può essere, come può diventare un problema? Stavo no, rispondendo a una ragazza, scusa, così, ma come, no? Come può essere un problema? Problema? Come può diventare un problema non per queste, qualcun altro? Io non, quello non capisco. Sì, non lo è un problema per noi, non lo è un problema per i nostri genitori, diventa un problema per altri. Non capisco. E soprattutto appunto non capisco anche semplicemente il pensiero. Come può essere brutto? Io non sarei mai arrabbiata, non sarebbe mai un problema per me avere un cane, tenere un cane, li amo, la follia, non capisco questa cosa. Io la capisco invece, ossia? Sai cos'è? C'è troppa gente che dà fiato alla bocca senza pensare. E anche questo è vero. È il momento del commento del giorno. Così vi ho sorpreso. Il primo commento lo lascia rullo di tamburi, Moonlight It 2K, ragazzi, come che nickname interessante. Ciao Moonlight It 2K. Sta benissimo Andrea con i piercing. Ah, oh, brava, benissimo, brava. Ecco, ho lasciato solo questo. Il commento era molto breve, ma mi ha fatto piacere, grazie Moonlight. Lilith Soud che scrive: "Ma che basta. Crazy Factory per i piercing." Ah, ne ho sentito parlare. A pochissimo e di è tutti vero, i materiali. Sempre comprati lì e zero problemi. Ok, ci andiamo parlare, a dare un occhio, ma grazie. Me ne ero completamente dimenticato. Vabbè, ma c'è quello che voglio io, però. Jarian. Allora, Jarian scrive, chi c'è qua dietro? Opinione personale. Odio i piercing sugli adolescenti, ma ancora di più sugli adulti. Quindi in generale direi che odio i piercing. Li trovo di poca classe. Annaggia. Aggiungo una riflessione, non ho mai capito cosa si celi dietro al voler modificare il proprio corpo per fini estetici, anche a costo di riscontrare problemi funzionali, ad esempio fastidi mentre si mangia, eccetera. Io non ci arrivo, illuminatemi sulla motivazione dietro tutto ciò. Sai qual è il discorso? Che è un, prettamente un motivo estetico, no? E visto, vabbè, per esempio, io nella foto vedo che hai un rossetto. Diciamo che c'è gente che magari gli dà più fastidio il rossetto, mm-hmm, e doverselo continuare a ritoccare rispetto a un piercing. O anche rimuovere il trucco la sera. O anche doversi tinta, stirare. Io trovo assurdo il pensiero di... Tutti ci sottoponiamo, di... secondo me, a c'è delle... sempre qualcosa, sì, no? Sì, sì, sì. Per l'estetica, alla fine, come tutti ci si lisce i capelli, qualcosa, si va dal parrucchiere, ci si fa lo smalto sulle unghie, perché ci si depilarsi. Perché depilarsi? Si tratta di estetica, no? Sì. C'è cioè, chi piace e poi chi non piace, ci mancherebbe. Certo. Prossimo commento lo lascia, attenzione... Hope, come speranza, hope. Mannaggia Sammy. Ma vogliamo
Hop ha lasciato un gran commento. Sa perché ha scelto questo covetto? È stato casuale. Casuale. È il caso. Sempre. Ma vogliamo parlare di quanto sia figo Andrea con quel piercing? Oni, non mi uccidere. Siete belli e bravi tutti e due, un bacio. No, ma Onorina non è gelosa. No. No, no, non è gelosa. Fino a quando non mi becca con l'amante, non è gelosa. L'ultimo vlog, quello che è andato online oggi del piercing di Andrea, la parte che eravamo a letto, dove lui stava spiegando, stava facendo vedere il suo piercing. Mm. Tu hai visto quella parte? Il tuo braccio? No. Avete visto il suo braccio quanto era muscoloso? Quanto è muscoloso, i risultati che sta avendo? Martina Cantonetti. Ciao Martina, quel momento in cui senti l'iniziale del tuo nome ti batte fortissimo il cuore e poi niente, non sei tu. Comunque a parte gli questa scherzi, volta sei tu. Questa volta siete fantastici. Andrea, cosa dire te? Sei super gnocco, vedi? Andrea Leoni, dove l'hai trovato? E sono seria, tutti desidererebbero un uomo in casa così. Oni, sei molto fortunata e fantastica anche tu. Un bacio a tutti voi, PS, Ozzy è fantastico. Dolcissima. Lo so, ma di Andrea hanno buttato via lo stampino, dai. Questo dal profilo che fantastico. C'è. Fantastico. Un cane con un'espressione fantastica, tipo così. Un cane. Allora, si chiama Mia mamma non ha figli. Ti prego, leggilo col tono giusto. Allora, il commento scrive: cazzo, sì! Finalmente un vlog, cazzo! Ok, adesso mi calmo. Guarda che non si vede qua. Come non si vede? C'è lui, c'è il tutto topo, il tempo c'è c'era il topo anche peloso, oggi. C'è il topo peloso. L'altro commento, e penso sia l'ultimo. Sì. Lo lascio a un maschio, si chiama Tommaso Masotti. Ciao Tommaso. Siete stupendi tutti e sei, grazie mille. Avete un'energia talmente forte che sprigionandola arriva anche a chiunque. Un bacione, grazie mille. Grazie mille. È una di quelle cose che fa molto piacere. Mi fa davvero piacere sentirlo, sì. Fa veramente un sacco piacere. Sei tagliato fuori dall'inquadratura. Davvero è un bellissimo complimento perché mi piace che sapere che trasmetti qualcosa di bello, di positivo, no? Sapere che trasmetti energia, secondo me è qualcosa di bellissimo. E così con questo ho concluso. Non dimenticate di iscrivervi e mettere mi piace a questo video, se no la prossima volta niente commenti del giorno, è chiaro? È chiaro o no? A proposito di questa cosa, ho già fatto un po' di marketing. Io ho visto la parte che voi avete già visto, la parte di lui al mercato che fa vedere il mio canale a quel signore. E già che c'è, iscriviamoci. Tra un altro, quello non l'ho visto. Anche un altro ragazzo della Sardegna ha detto schiaccia iscriviti. Poi doveva io mi sono guardata le clip perché ero curiosa di vedere com'era questo mercato, perché ci volevo andare stamattina, no? E quando sono arrivata a questa parte ho detto: oh mio Dio, non ci credo. Vi state iscrivendo. Bravi, più del solito. Cos'è? Bravi. Ah, il counter. Il counter, ho visto che c'è il numero che sale abbastanza veloce. Bravi. Allora, tu adesso non ti pianti qua davanti al computer perché poi impazzisce. Guarda come sale di brutto. Vedi che è diventato. Vedi che ci dici che. Non ho intenzione di passare un'altra giornata come ieri. Comunque iscrivetevi e mettete mi piace, se no niente più commenti del giorno. Se io non vedo i follower salire e quel 50% che non si iscrivono diminuire, ciao commenti del giorno, è chiaro. Oggi chiudo il vlog prima perché sono solo le 7 di sera, però siccome quando sono così lunghi ci metto 3-4 ore a montarli. Stasera c'è il giovane papa, quindi vorrei mettermi a guardare il giovane papa. Con i cagnetti addosso. Ci sono i cuccioli che stanno letteralmente impazzendo. Venerdì scorso è stato difficilissimo. Ho ripreso su Instagram Stories quanto è stato difficile vedere il giovane papa perché gioca. Dovevamo interromperci ogni 2 secondi. Erano super super eccitati. Sì, ma anche Olivia e Sammy. Anche Olivia e Sammy. Però i cuccioli in particolare sono fuori di testa, no? E dire che oggi alla signora lì all'allevamento non facevo altro che dire quanto sono bravi. Quanto sono bravi, quanto sono dolci, no? Ma sono tranquilli. Le ho fatto anche vedere le foto che ho sul cellulare di Maggie Ozzy perché, insomma, penso che le faccia piacere vedere che stanno bene, che sono felici, come stanno crescendo, no? Buonanotte da noi tre. In realtà non siamo solo noi tre, ci sono tutti, ci siamo tutti della famiglia più pazza di YouTube. Guarda qua. Ehi, Sammy, il tuo pisellino, se non lo mostri tu non sei contento. Da Maggie, da oggi. E Olivietta anche non ha salutato. E Olivietta. Eccola qua. Facciamo chiudere Olivietta. No.
Chiude oggi no. Sammy col culo. Chiudere col culo di Sammy non mi sembra male. Via di lì che ci sono le candele. Buonanotte. Chiude la mano. Chiude la vita. Vai.